Cosa vuol dire scrivere bene? Io, come sempre, sono Emanuela Spernazzati, career coach, HR e LinkedIn trainer, e oggi ho un ospite speciale perché voglio proprio parlare di scrittura efficace. Non ve la presento io, vi dico solo che si chiama Roberta Zampideschi, e lascio a te, Roberta, presentarti, così ci spieghi chi sei e che cosa fai relativamente alla scrittura. Grazie, grazie mille Emanuela. Intanto grazie per l'invito e saluto insomma chi ci sta seguendo, chi ci seguirà. Sì, mi chiamo Roberta Zantedeschi, sono stata a lungo una recruiter, una formatrice e oggi mi occupo prevalentemente come formatrice e come consulente di comunicazione. Comunicazione intesa come la comunicazione interna delle aziende, quindi la comunicazione che veicola le relazioni tra le persone che fanno parte di un'organizzazione. Invece, per quanto riguarda le persone, quindi chiamiamoli i privati, lavoro con loro per aiutarli a comunicarsi nel mercato del lavoro, quindi insomma, mettere a punto gli strumenti utili per comunicarsi quando si cerca lavoro, curare la propria identità digitale su LinkedIn o insomma, all'interno del long life, come giustamente viene chiamata oggi, no? Tra online e offline, cioè long life. E mi occupo quindi di scrittura business, ovvero negli ultimi 10 anni ho studiato scrittura efficace, che è la scrittura che viene utilizzata prevalentemente in ambito professionale, quindi non è la scrittura, come dire, narrativa, fiction, cosiddetta fiction, non è neanche necessariamente la scrittura che applichi alla comunicazione del marketing, ma è proprio la scrittura che riesce a veicolare con efficacia un messaggio e che comunque porta con sé anche una parte di relazione, perché la comunicazione è un gesto sociale e porta sempre con sé la relazione. La scrittura è una declinazione della comunicazione. In azienda scriviamo mail, circolari, informative, qualsiasi cosa ci diciamo, poi lo trasformiamo in un testo scritto, così per sicurezza, no? Che così rimane traccia. E Certo. anche lì c'è relazione. Forse è anche un pochino più difficile trasferire la relazione nella comunicazione scritta, o perlomeno è diverso rispetto al trasferire la relazione in una comunicazione orale, in presenza, dove hai la persona di fronte, leggi il feedback, vedi come va, curi la relazione. Cosa dici? Ma sai, su questo tema qui ci sono come dire, non svantaggi e vantaggi, ma pro e contro, vabbè, da entrambi i lati. Perché, ad esempio, nella comunicazione orale è vero che io ti vedo che ti accigli o non capisci, e allora mi correggo. Dall'altra parte, però, pensa ad uno scambio, magari così un po' di negoziazione, dove devi cercare di ottenere qualcosa. L'immediatezza dell'orale non ti consente a volte di ragionare bene, come invece puoi fare quando sei davanti a un testo scritto e, ad esempio, ti sale un po' di ira. Beh, quando sei davanti alla persona ti viene da morderla, no? E magari non ti trattieni, mentre quando puoi scrivere invece hai la possibilità, insomma, di attendere prima di inviare, di leggere, di rileggere, di pensarci, di scrivere alla sera e poi la mattina dopo vedere se senti ancora Certo. quell'impulso, no? Prima di mandarla. Per cui pro e contro. È vero che quando tu hai mandato un'email o comunque una comunicazione, può essere anche una chat, perché ormai le chat sono Sì. diventate strumenti di lavoro, di fatto è andata, non sempre la puoi richiamare indietro. Sulle chat con Telegram qualcosa si può fare, però insomma tendenzialmente devi essere più veloce di chi la legge, perché altrimenti. E poi, soprattutto, cosa importantissima, in particolare quando scrivi magari da arrabbiata o da arrabbiato e usi la comunicazione scritta per sfogarti, perché poi c'è anche da dire che dal di là di uno schermo il rischio a volte di sfogarsi un po' di più c'è proprio perché non hai la persona davanti, no? Allora magari ti viene da caricare forte. Quando però l'hai mandata, tu non sai più dove va a finire quella Eh mail. certo. Cioè, è un testo scritto e può andare ovunque, per cui grande, grande, grande attenzione a gestire, insomma, la parte anche un po' più emotiva. Però, ecco, scusa, tornando a quello che mi hai detto prima, sì,
anche attraverso le parole scritte si veicolano le relazioni, ci si può proprio prendere cura di una relazione, ma pensiamo al passato, quando insomma, le relazioni amorose si costruivano per corrispondenza, cioè ci si Certo. innamorava, ma proprio ci si innamorava, beh, che poi non voglio dire il passato, come dire, nel senso, anche ai tempi nostri, no? Può Certo. essere successo, Mi quindi viene puoi in fare mente che tante cose. c'erano le lettere scritte a mano proprio, quindi c'era proprio tutto di te anche là, anche proprio il Eh gesto sì, là pratico. sì, allora sì, allora sì, perché c'era veramente, c'erano pure i piccioni, i viaggiatori. Però no, adesso scherzi a parte, in realtà tu con la parola, cioè la parola ha un potere enorme in tutte le direzioni, da quelle positive di motivare, coinvolgere, educare, insegnare, sostenere, supportare, fino a ferire, ma ferire Certo. potentemente, demolire la stima di una persona, creare importanti incidenti relazionali, insomma, può fare anche del gran male. Ma questo è bello, tra virgolette, perché proprio tu capisci come una cosa così apparentemente semplice come la parola abbia in realtà un potere grande. E dove lo giochi quel potere? Lo giochi nel come le usi le parole, perché le parole di per sé non sono mai cattive, ma è. E allora capisci che l'intento comunicativo si riversa attraverso le parole. Tu puoi dire la stessa cosa procurando piacere o dispiacere, e potrebbe non cambiare la sostanza del messaggio, cambia il come, quindi cambia come le hai messe in fila quelle Certo. parole, che tipo di comunicazione non verbale hai collegato alla comunicazione verbale, cioè al messaggio, e passa sempre. Quindi passa nella comunicazione orale, passa assolutamente nella comunicazione scritta. Mi viene in mente l'importanza nei feedback, quando dovessimo mai dire, non so, al nostro figlio, sei stato bravo, però hai fatto un errore. Oppure hai fatto un errore, però sei stato bravo, e quindi qua sono tutte le parole. E mi viene in mente anche un'altra cosa rispetto alla diversità con la comunicazione scritta, per quello che ammiro tantissimo chi sa scrivere bene, perché poi quello che scrivi va in mano ad altri. E ti faccio un esempio banalissimo: quando mia figlia mi legge i suoi scambi, i suoi messaggi con le amiche, è incredibile come il suo messaggio lo legge con dolcezza, quindi, mentre il paraverbale dell'altro a volte non è poi così dolce, ma il paraverbale spesso ce lo mettiamo, quindi, sai, leggiamo le parole dell'altro, ovviamente se non sono accuratamente costruite, abbiamo lo spazio per dargli un tono di voce un pochino diverso. Quindi anche qua mi viene proprio la curiosità di capire come scrivere un messaggio in modo che l'altro percepisca l'intenzione oltre che il contenuto, e se nei messaggi tipo chat possiamo mettere l'emoticon, l'emoji, non possiamo farlo nella mail, ad esempio. Ma allora, dipende dal contesto, no, non c'è niente di assolutamente sbagliato se calato nel contesto corretto. Quindi quando io insegno scrittura efficace, scusami, io dico se siete tra colleghi, ma l'emoji lo potete inserire, soprattutto se siete di fretta e non avete il tempo magari di, ecco, curare proprio, no, la battuta, volete essere sicuri che si capisca che è una battuta, è l'occhiolino meglio metterlo, perché se sei lì di fretta e non hai il tempo di curare perfettamente la costruzione della frase affinché l'altro capisca che non lo stai pigliando per i fondelli, allora vai di scorciatoia. Sì, è una scorciatoia, ma è una scorciatoia che ci ha insegnato, che ci ha permesso di evitare tanti, tanti scivoloni. Poi invece è chiaro che quando tu scrivi a un cliente, quando scrivi in situazioni un po' più articolate, fretta o non fretta, tu devi prenderti il tempo per curare ciò che stai scrivendo, e a volte non ti puoi permettere quella confidenza, quell'informalità tipica, insomma, che utilizzi tra colleghi. Poi in realtà, allora, per quanto riguarda, vedi, la chiarezza, si parla di comunicazione efficace con determinate caratteristiche, no? Anna Maria Nelli, che è una bravissima business writer ed è stata la mia prima insegnante, identifica tre caratteristiche che sono concretezza,
semplicità e chiarezza. Io poi parlo sempre anche di empatia, perché tu puoi avere un messaggio molto concreto, chiaro e semplice e magari non riuscire ad inserire quello che dici tu, cioè quell'intento relazionale. Ecco, nella comunicazione noi dobbiamo sempre preoccuparci di verificare che livello di empatia abbiamo messo, naturalmente in funzione dei nostri obiettivi, cioè non è che dobbiamo per forza scrivere lettere d'amore al fornitore, ok, che... però preoccuparci che comunque quel messaggio rechi con sé l'intento relazionale che ci interessa. Faccio un esempio su questo, lo porto sempre, perché ho fatto lo screenshot quella volta naturalmente, un esempio che mi è successo quest'estate, ho scritto a più campeggi, più camping, stavo cercando di andare via con i bambini 4-5 giorni al lago, uno, e quindi compilavo i form, quante persone, quanti giorni da A. Il ritorno, la risposta di un campeggio è stata questa, ma cito testuali parole: noi affittiamo case mobili da domenica a domenica, punto, cordiali saluti. Se non sbaglio hai fatto un post, me lo ricordo bene. Sì, e ho fatto il post. Esatto. Allora, se tu pensi, è chiara, ovvero è non interpretabile, assolutamente è chiara, è semplice, certo, nessun problema a capire. È concreta, ma caspita, sì, cioè mi hai proprio fatto il quadro, ok, è empatica, zero, ti scriverò mai più per venire nel tuo campeggio, ma scordatelo, quindi se l'intento comunicativo era di curare la relazione con un possibile cliente, non di quest'anno, ma magari dell'anno prossimo, è obiettivo fallito. Allora in questo senso, come si fa a curare la comunicazione? Bisogna intanto curare apertura e chiusura sempre, sempre. E poi bisogna dimostrare interesse per chi c'è dall'altra parte. È vero che io ho da dire qualcosa, ma io ho da dire qualcosa a qualcuno e magari voglio che quel qualcuno metta in atto poi dei comportamenti o capisca determinate cose. Non posso partire solo da me. Devo prendere ciò che esce da me, il contenuto, e poi renderlo, metterlo a disposizione della persona affinché faccia quello che, insomma, che è nel mio intento. Anche perché, perdonami, non l'abbiamo detto, ma qual è la comunicazione efficace, la scrittura efficace? Mm-hmm. È bella? È aulica? È corta? È lunga? Io semplicemente dico, la scrittura efficace è quella che raggiunge gli obiettivi. Di chi? Dell'emittente. Per cui sono io emittente, secondo il principio di responsabilità, che mi devo preoccupare che il mio messaggio raggiunga il ricevente in modo chiaro, semplice, concreto e anche empatico. Perché magari sono chiara, semplice, concreta, poi la persona non mette in atto il comportamento non perché non l'ha capito, ma perché sviluppa per me un'antipatia, no? Se non ho curato bene il messaggio. E allora a quel punto lì... siamo un po' da capo. Mi viene in mente che una cosa per cui mi prendevano in giro in ufficio quando lavoravo in HR era proprio perché scrivevo il messaggio, spesso un messaggio via chat, così, per fissarmelo. E poi, oltre a riaggiustarlo, ci aggiungevo l'inizio e la fine. Quindi probabilmente facevo un po' quello che dicevi tu, perché cioè, sì, okay, l'ho scritto, sembra completo, però dovrò prima dirgli qualcosa e dopo dirgli qualcosa, proprio per... secondo me proprio per portare anche questa intenzione che hai, nel senso ti voglio dire questa cosa, ma appunto non ti voglio buttare fuori dal campeggio, cioè mi farebbe piacere no. Che tu tornassi, oppure mi dispiace che l'esigenza... Ma sì, ma bastava, esatto, bastava che loro dicessero, gentile Roberta, ci dispiace quest'anno causa Covid, perché poi anche altri camping mi avevano detto, guarda quest'anno abbiamo deciso che... facciamo la settimana intera e peraltro siamo nel settore del turismo che ha subito grosse difficoltà quest'anno con un potenziale cliente, ecco lì c'è stata veramente insomma una caduta, ok, comunque in linea di massima partire sempre l'inizio di una conversazione, poi se comincia a diventare botta e risposta non serve ogni volta fare le premesse, però chiamare per nome la persona con un gentile, e oggi gentile va bene per maschi e per femmine,
20 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, c'era egregio, signor, gentile, signore, poi l'ingegnere era l'ingegnere, non me lo chiamare dottore, altrimenti si offende. Ok, oggi con gentile abbiamo fatto un po' contenti tutti. E il consiglio è proprio di anticipare all'oggetto proprio un come stai, spero di trovarti bene, insomma quel motivo positivo di prima interazione. Poi naturalmente si va a dare il messaggio, e anche da questo punto di vista la chiarezza da cosa è dovuta? La chiarezza è dovuta anche da come si va a strutturare il testo anche all'interno di una mail, cioè se io ti devo scrivere tanto avrà senso formattare quel tanto testo che io ho da metterti in una mail, perché il rischio altrimenti è di mandarti un muro di parole e tu quando apri la mail dici guarda la spengo e la leggo, la chiudo e la leggo dopo, perché il muro di parole ti fa proprio quell'effetto di respingente, di mancanza di respiro. Per cui anche dentro una mail mettere, creare il testo in modo che compaiano dei piccoli blocchi di testo, quindi delle interlinee vuote, utilizzare l'elenco puntato. L'elenco puntato è un salva spazio tantissimo, perché ti costringe insomma a rielaborare il messaggio in modo un po' più sintetico, ti invita a leggere e ti permette di essere più chiara, perché di fronte a argomenti magari un po' più complessi ti fa fare lo sforzo di spezzettarli in punti. E poi la chiusura, cioè la chiusura è l'ultima cosa che la persona legge, e il copia e incolla di cordiali saluti, che non ha niente di male di per sé, se non che in fondo non lo leggiamo più, perché poi le neuroscienze l'hanno studiato, di fronte a parole abusate, e non solo i cordiali saluti, anche il leader di settore, pacchetto, chiavi in mano, competenza a 360 gradi, ecco, di fronte ai cliché e alle frasi fatte, l'occhio non legge più. E quei cordiali saluti sono un'occasione persa di dire qualcosa di personale, perché se poi non posso decidere cosa ci sta dentro al messaggio della mail, perché quello devo dire, ma io come curo la mia relazione se non nell'apertura e nella chiusura? Per cui lì tu hai un altro spazio per poter costruire un po' di relazione e comunicare un po' di intento comunicativo, che vuol dire voglio avvicinarmi o voglio tenerti distante. Sì, mi viene da pensare che proprio nei punti che forse diamo per... che diciamo che li sottovalutiamo un attimo, perché magari ci concentriamo sul cuore della mail, quindi sul contenuto, invece proprio nel punto iniziale, nel punto finale, specialmente nel punto finale, magari lì possiamo proprio fare la differenza, nonostante potrebbe essere, potrebbe venirci più semplice scrivere proprio cordiali saluti, ho finito la mail, cordiali saluti, Emanuela, ciao! È più veloce, ma senza ombra di dubbio, ma noi tendiamo a scrivere nel modo più veloce, e quando ci viene chiesto, anche ad esempio, semplificare, qualcuno dice, la semplicità significa banalizzazione. E in realtà io sfido chiunque, rispetto a un argomento che conosce molto bene, e magari ha l'obiettivo di doverlo spiegare o comunque di mandare una comunicazione a qualcuno che non è del settore. In quel caso è chiamato a semplificare, che non vuol dire banalizzare, vuol dire renderlo comprensibile ad una persona che non è del mondo, no? Che non è un addetto ai lavori. Ecco, quel processo di semplificazione lì, ma è dispendioso in termini di energie, di concentrazione e di tempo, quindi tutto mi si può dire, salvo che semplificare significhi banalizzare, quindi come dire, bah sì, quando semplifichi fai una cosa così. No, quando semplifichi ti metti lì, ti metti a testa bassa e pensi, ma questa roba qua come gliela faccio capire? Ed è comprensibile? E noi, cioè vuol dire, come dire, un po' astrarci da noi, no? Uscire dalla nostra pelle, che sarebbe invece abituata ad utilizzare tecnicismi, sigle, termini magari anche solo aziendali, nomenclatura aziendale, uscire e mettersi nei panni di qualcuno che quelle cose lì non le sa, e vedrai che è una cosa molto più difficile, vorrei dire che è una competenza. È una competenza da sviluppare, quella di riuscire a semplificare, vuol dire trovare parole altre per dire la stessa cosa, e senza far troppi giri, no, naturalmente, perché altrimenti diventa poi
dispendioso Eh per chi sì, legge. è vero, mi viene in mente adesso che davvero certe volte le parole possono essere ponte e certe volte no, perché poi quando si forma quell'azienda lese, ad esempio quando io ero in azienda si usava chiudere la mail con for your instance, non chiedermi perché, perché la mail era in italiano, quindi non si capiva proprio il perché. E ogni tanto quando arrivava con la sigletta, con le tre letterine, mi ricordo una volta in cui la collega nuova mi guarda e mi dice: ma non ho capito che saluto è. Effettivamente è vero, arriva ad un nostro cliente, o al collega nuovo, per carità, ma il cliente poi l'azienda lese, e questo non capisce. Quindi, se fra di noi è gergo e quindi è segno di inclusione, allora è esclusione per chi invece non sa che cosa sia. E quindi ci sono questi, ma ci si trovano anche nella job description o altro, quindi questi termini che usa solo la singola azienda o il singolo settore, e fuori hanno significati diversi o non hanno significato, nel senso bisogna proprio cercarlo il significato. Su questo mi hai dato un gancio, posso dire una cosa? Siccome so che tu, come me, lavori molto con le persone che cercano lavoro, ecco, talvolta che cosa succede? Che ad esempio su LinkedIn o sul CV si scriva il proprio job title, ma secondo la nomenclatura aziendale. Quindi noi leggiamo, capiterà anche a te, no? Dei job title nelle headline di LinkedIn che guarda, dici, cos'è? Ok, e la persona ha usato proprio ciò che ha trovato nel mansionario, perché nel contratto c'è scritto questo, sì, ma all'interno della tua azienda si chiama così, fuori per tutto il mondo magari si chiama in un altro modo. Allora, è efficace anche, ad esempio per chi cerca lavoro, quando ci si comunica, dire ok, il mio ruolo in questa azienda si chiama così, ma il mio ruolo fuori è comunemente chiamato in questo modo o si può chiamare anche in altri modi? E visto che l'headline di LinkedIn ci permette oggi, insomma, dopo l'ultimo aumento dei caratteri, 220 caratteri, ma non escludiamo la nomenclatura della tua azienda, ci mancherebbe altro, però aggiungi anche quella che magari ti accorgi da ricerche è più utilizzata. Ecco, perché a volte noi viviamo nelle nostre aziende, no? Che sono delle bolle e consideriamo che sia così, cioè il ruolo del planner si chiama così. Poi magari fuori è un'altra cosa e i professionisti, secondo me, devono riuscire a confrontarsi anche con il mondo esterno se vogliono comunicare e comunicarsi in modo efficace. Certo, sì, poi lì c'è il grosso scontro, secondo me, anche nel far capire che l'headline non è semplicemente o non deve essere semplicemente job title, quindi è una Vero, cosa diversa. Il job title è vero, nelle lì hai esperienze. 220 caratteri, LinkedIn lo chiama sommario, che non è titolo, ma è sommario, e cioè nelle istruzioni per l'uso, lui, LinkedIn dice, potete metterci uno slogan, ma poi ci sta che le persone, magari figure più tecniche, non se la sentano di mettere la frase, però a quel punto lì sfrutta e metti tutta una serie di parole chiavi che servono ad indicizzare il tuo curriculum. Se ti fermi a ciò che c'è scritto al titolo del mansionario, non è un errore, ma perdi l'opportunità di indicizzare meglio il tuo profilo e di comunicarti in maniera più completa. Certo, torniamo al fatto di non è un errore, ma ti perdi qualcosa, come appunto Esatto. nell'utilizzare termini buzz o scontati, insomma, perdi l'occasione per dire qualcosa. Ultimamente mi ritorna tantissimo nelle interviste. Abbiamo parlato anche, non so, degli sfondi, non c'entra nulla, ma gli sfondi dietro all'immagine, quando fai una videochiamata, abbiamo detto sceglielo tu, poi che sia casa tua, che sia costruito, no, comunque se te lo crei tu, se presenti qualcosa di te, altrimenti non fa niente, però comunque avresti un'occasione per dire qualche cosa di Sì, te. è una Quindi cosa, cioè adesso sono le persone che ricevono in casa propria il recruiter, cioè è cambiato l'equilibrio, no? Prima tu andavi nell'ufficio del recruiter, eri in terra straniera, cioè eri in un luogo magari anche un po' asettico o comunque era casa del recruiter o della recruiter e tu eri lì, ti sentivi ospite e insomma, cioè, l'imbarazzo c'era. Adesso, caspita, tu che cerchi lavoro, insomma, stai ricevendo o la recruiter nel tuo ambiente,
Insomma, hai un minimo di margine in più per decidere anche che cosa far vedere di te e che cosa comunicare di te attraverso il luogo che scegli. Per questo dico sempre, ragazzi, se siete proprio presi con l'acqua alla gola, ok, la macchina, ma altrimenti no, in Certo, macchina, certo. no. No, abbiamo parlato tanto anche proprio di quale oggetto puoi mettere per veicolare un tuo valore. Poi se arriva, arriva, se non arriva non fa nulla, però intanto hai presentato qualcosa di te. Però io da te voglio sapere qualche consiglio concreto. So che scrivere in maniera efficace non è una cosa che ci puoi spiegare in mezz'ora, ci mancherebbe, però un qualcosa che secondo te possiamo applicare. Così, quando scriviamo senza diventare dei maestri della scrittura efficace, perché quello poi veniamo da te a fare i corsi, però qualche Ma cosa. sai, io parto sempre col suggerire delle cose basilari che stanno prima della tecnica, ovvero farci sempre delle domande, partire da delle domande. Le domande possono essere, intanto, qual è l'obiettivo che devo raggiungere? Cioè, io Certo. che scrivo lo devo avere chiarissimo, lo devo avere chiaro per me e lo devo avere chiaro per chi lo leggerà. Poi chiedermi sempre, ma chi mi sta leggendo e quella persona che cosa sa, quanto mi è vicina, quanto mi allontana, quanto devo sforzarmi di essere inclusiva o quanto posso andare invece via semplice. Perché quando io mi interesso di chi c'è dall'altra parte, guarda che automaticamente applico delle attenzioni che non applicherei se invece pensassi solo a ciò che devo dire o scrivere. E poi l'altra domanda che io mi faccio sempre e come si dovrà sentire quella persona? Proprio perché le parole hanno la potenzialità, il potere, diciamo il potere di veicolare delle emozioni, di far nascere delle emozioni, di dolore, di fastidio, anche di, pensa a quando ricevi un messaggio e di N parole. Quattro le devi andare a cercare su Wikipedia perché non capisci che cosa c'è scritto. Non lo so tu, però io mi sento molto stupida. Cioè, Certo. non è tanto il fastidio verso chi ha scritto, inizia a essere il fastidio verso me stessa, perché non sto capendo che cosa c'è scritto. Allora, in quel momento lì, io perdo un po' della mia concentrazione rispetto al messaggio e si innesca in me una sensazione di malessere. E questa magari nessuno te la esplicita, però è così, succede così se devi andare quattro volte su Wikipedia a capire di che cosa si sta parlando e magari è un messaggio rivolto al tuo lavoro, qualcosa che devi fare, eccetera. Quindi anche il come si deve sentire. E tu che scrivi hai la possibilità davvero di andare a generare un'emozione positiva, far sentire una persona in un certo modo. Questa cosa qua secondo me è bellissima, no? Io qui avrei Certo. anche altri esempi da fare, però poi torno a dire, allora, chiarezza. La chiarezza significa prendersi cura della struttura del messaggio affinché ciò che arriva al ricevente non sia interpretabile. Un messaggio è chiaro quando io lo leggo anche 25 volte e mi dice sempre una cosa sola, o meglio, mi dice sempre quella cosa. Differentemente da un libro, che è bello quanto più lo leggi e ti dice cose differenti. Invece una mail, se io la leggo adesso e mi dice una cosa, la leggo tra 5 ore e me ne dice un'altra, c'è un problema di chiarezza Sì. evidentemente. E quindi curando bene la struttura, preferendo le frasi corte, 25 parole, e quindi utilizzando bene anche la punteggiatura. Mettiamolo sto punto, no? E così creiamo un'altra frase, mettiamo verbo e soggetto vicini, perché questo rende molto più immediata la comprensione del contesto. Quando tu sai chi fa, poi tutto il resto, ok, viene. Evitiamo, ecco, se vuoi dei tecnicismi, no? Noi tendiamo a nominalizzare i verbi. Effettuare il pagamento, procedere all'iscrizione, pagare, iscriversi. Ok, no, ma sembrano Sì, è vero, stupidaggini, no, no, però è vero. intanto allungano il testo e poi i verbi hanno una forza più grande dei sostantivi perché portano con sé l'azione. Se io trasformo un verbo in un sostantivo che sosta, un po' si Sì. appiattisce la sua forza. E poi, se volete un altro suggerimento,
sempre sulla chiarezza, gli avverbi modali. Adesso non sto qua a discutere sugli avverbi modali, però fate questo esercizio. Scrivete il vostro testo, poi prendetelo, rileggete e cancellate tutti gli avverbi modali. Vi renderete conto che il 95% di quegli avverbi non dice niente di più e quindi senza il testo addirittura acquista forza. Con questo non significa che tutti gli avverbi modali si tolgono, ma vi assicuro che il 95% delle volte sono, come dire, qualcosa in più. La semplicità invece si raggiunge andando proprio a scegliere le parole vicine a chi ci legge, decidendo di togliersi da una scrittura tecnica e andando a chiarire il messaggio. Ad esempio, l'elenco puntato ci aiuta davvero a semplificare perché ci permette di andare a spezzettare un argomento per punti. La concretezza è qualcosa di un po' più complesso da raggiungere, però è bellissimo perché noi con le parole possiamo creare delle immagini. Allora, se io faccio a volte questo esempio, se tu vai e cerchi la definizione di famiglia sul vocabolario, su Google, ti viene fuori un concetto molto concettuale, cioè se tu invece cerchi una citazione, spesso e volentieri troverai delle immagini, ok? Tipo ci sarà il cuore, ci saranno delle azioni, oppure pensa a descrivere la famiglia come un albero. Le radici sono una cosa, la chioma è un'altra. Allora, con le parole noi abbiamo la possibilità di creare delle immagini e di avvicinarci ai sensi delle persone. Ecco, questo significa rendere concreta la scrittura, avvicinarci ai sensi, toglierci un po', okay, dalle alte sfere concettuali, laddove si può, e calarci nel concreto. E quindi andare a toccare i sensi, far vedere. E l'empatia, torno a dire, parte proprio da quelle domande. A chi sto scrivendo, come voglio che si senta? In un post su LinkedIn, un'altra domanda che io mi faccio è: ma perché qualcuno dovrebbe leggermi? Ad esempio, no, nel senso, che motivo deve avere? Che motivo ha per leggermi? Se io non gli regalo qualcosa, non mi può leggere per la simpatia. Una volta mi legge per la simpatia, due al massimo, poi dice Zan Tedeschi, vado a leggere Manuela, nel senso che mi dice cose utili. Ecco, per cui questo concorre, adesso ho fatto veramente una corsa velocissima, però tutto questo concorre a scrivere in maniera efficace. Sì, a proposito dei post, pensavo anche, mi capita qualche volta che qualche cliente mi dica: beh, proviamo a guardare perché i miei post non li legge nessuno. E poi vedi che i post sono sempre un po' autocelebrativi, nel senso ho fatto questo corso, ho tenuto quest'altro, eccetera. E sì, uno ogni tanto va benissimo, per carità, certo. Nulla di male. Però forse dopo cade l'interesse perché non stai parlando a me, stai parlando a te, o comunque che sei bravo va bene, però insomma questa cosa. Quindi tenere a mente il fatto che l'altra persona che legge deve avere un qualcosa per sé, poi... Un take away, io lo chiamo il take away. Cioè, certo. Che cosa si porta a casa? Se io lo obbligo, anche perché, no, non si obbliga a nessuno naturalmente, però si sta chiedendo la risorsa più preziosa alle persone quando Sì. ci leggono, che è il tempo. E se una persona mi dedica il suo tempo, io so che mi sta davvero dando qualcosa di, cioè, non so, tu penso di saperlo, perché insomma siamo più o meno nella stessa situazione, facciamo fatica a trovare il tempo per fare tutto, no? Quindi dedicarci anche alla lettura. Lo facciamo laddove c'è interesse, anche il famoso detto: ah, ma non si legge più. Le persone leggono ciò che interessa loro. Riuscire a, come dire, carpire l'interesse, io dico sempre, no? Farmi tendere la mano da chi mi legge. E ad esempio, tornando ai post, non solo l'autocelebrazione, ma anche come lo formatti il post, cioè blocco di testo di 1300 caratteri per utilizzare tutto lo spazio che hai a disposizione, o metti un titolo e poi parti e magari fai dei piccoli blocchi e di nuovo fai un elenco. E quanto curi l'incipit?
perché di nuovo è sempre questione di scrittura efficace, scusami, però nei post non si può partire dalla premessa per arrivare alla conclusione, perché nella premessa le persone ti volano via, tu hai 3 righe per prendergli la mano e dire, beh, adesso ti porto dove dico io, ma se non ti dà la mano e non preme altro, non lo porterai da nessuna parte, quindi, cioè, se fosse un giallo, tu l'assassino lo devi dire subito. E poi ricostruisci, Certo. altrimenti. Il tenente Colombo insegna che dobbiamo iniziare da lì, assolutamente, assolutamente. Per gli articoli, abbiamo parlato di post, per gli articoli c'è qualche consiglio, perché gli articoli sono tutti un'altra cosa, sono più lunghi, possono essere indicizzati su Google, quindi tutta un'altra storia. C'è magari qualche consiglio che ci vuoi dare rispetto a quelli? Sì, allora. Intanto gli articoli, va detto, non sono virali tanto quanto i post, quindi quando vediamo, vedete che non hanno lo stesso numero di visualizzazioni, è tutto normale, va bene così, funziona così. Sono naturalmente testi più strutturati, dovrebbero servirti a, come dire, andare in profondità, a creare spessore rispetto agli argomenti che tratti, all'interno dei post. Io consiglio sempre, beh, intanto di curare molto il titolo, perché torna la questione che o mi agganci subito o non mi agganci più. E proprio perché un articolo magari è più corposo, io tendo all'inizio, tendo sempre a fare una piccola big picture, cioè in questo articolo io ti parlerò di questo, magari cercare anche di creare un minimo di curiosità, cioè quindi di mettere quel pizzico o di provocazione. Oppure di non detto che però lascia intendere che ci sarà qualcosa per cui vale la pena di andare a leggere. Ecco, queste cose qua sono piccolezze che però una cosa che ho visto, che ho imparato e che aiuta molto la lettura è suddividere l'articolo in capitoli, ok? Capitoli anche titolandoli, per cui creare dei blocchi, allora più grandi, composti a loro volta da dei microblocchi, perché di nuovo il blocco, il muro di parole lo dobbiamo sempre evitare, però ecco, creare dei, che ne so, in un articolo possono essercene 3 o 4 con dei titoli che peraltro magari guidano nel Esatto. discorso, no? E questo fa venire voglia a chi legge di andare Di avanti, andare perché ne avanti. legge un pezzetto, poi dimentica, aspetta, che, e poi e vai. E alla fine riuscire, come dire, a fare un po' il punto. Il punto che deve lasciare, non lo so, o aprire una riflessione alla persona e quindi rimandare la palla alla persona, oppure chiedere una risposta, o comunque, io non dico per forza la call to action commerciale, però lasciare uno stimolo, ecco, rimandare a chi ti sta leggendo, anche il proseguo, perché la cosa più bella è scrivere qualcosa che non dà tutte le risposte e in qualche modo chi lo legge può permettersi di portarla avanti, no? Questo è un po' alla Bergonzoni, però cioè, di continuare a scrivere, ecco, magari nella sua testa, nella sua mente, nelle sue riflessioni. Bello, mi piace molto, mi piace molto. Poi c'è da dire che negli articoli siamo facilitati perché possiamo usare anche Grassetto, possiamo un pochino Sì, si possono sbizzarrirci un attimo nei formattare. post, no? E poi le view degli articoli sono davvero aperture, mentre invece quelli del post, no? Quindi sì, poi gli articoli rimangono. Quindi anche io ne scrivo pochi, scrivo più frequentemente post perché ti richiedono un pochino meno tempo e poi vedi un risultato maggiore, anche se ovviamente non sono paragonabili, quindi questo assolutamente. Molto bella questa cosa di rimanere un po' col lettore anche dopo la lettura dell'articolo, perché magari continua a pensare e chissà, magari lasci anche un legame, quindi un desiderio di riaprire il prossimo articolo quando lo scriverai, quindi potrebbe essere veramente molto interessante. Quindi penso che forse nella scrittura efficace dovremmo inserire anche i commenti ogni tanto su LinkedIn, come su tutti. Però vabbè, ogni tanto vedo dei commenti, ma magari sono efficaci, non lo so. No, ma beh, allora in questo caso anche nelle chat, perché purtroppo quando scriviamo in chat la punteggiatura
Olè, però ragazzi, una virgola ti cambia completamente il significato di una frase, cioè quante volte ci troviamo a dover interpretare il messaggio in chat, dici ma lo intendo così o lo intendo il suo contrario e le parole non cambiano, ma sai, provo a decidere dove andrebbe la virgola e cerco di capire che cosa mi devo portare a casa, scusami. Sì, sai cosa? Che la chat e magari il commento su LinkedIn, mentre il post lo facciamo dal computer, il commento magari lo facciamo dal telefono. Allora, ecco, la scrittura veloce. Ma sai che io sono stata richiamata su LinkedIn da un caro amico, peraltro, che mi, insomma, sempre attento quando commettevo errori, mi dice, ah, guarda che ti sei dimenticata. E lui mi ha detto, ma caspita Roberta, ma, cioè, non puoi però fare degli errori, purtroppo, insomma, li fai quando vai di telefonino, vai veloce, non ti accorgi che magari non te lo segna neanche il correttore, perché semplicemente la trasforma in un'altra parola e che non c'entra Certo. più niente. Serve il tempo, serve la cura, l'attenzione, no? In questo senso la relazione giustamente passa anche dal fatto che non ci siano errori. Magari, o meglio, se ci sono tanti errori, passa la fretta, passa la noncuranza, passa un po' di okay, una cosa fatta così tanto per fare. Invece, giustamente, questo mio amico Roberto mi ha detto, secondo me devi stare un po' più attenta. Per fortuna c'era lui che, cioè, tipo, mi arrivava e mi diceva, no, guarda che... E allora andavo a correggere, Io evitando. adoro i miei amici che quando sbaglio qualcosa mi scrivono in privato e mi dicono: Emanuela, mi sa che Sì. non avevi su gli occhiali. Un Che pirato, bello! sì. Mi scrivono, ma non mi scrivono hai sbagliato, mi dicono, c'è cioè una persona in particolare che mi dice: Emanuela, gli occhiali. Allora capisco. A me screenshot, invece. E allora vado a vedere e scopro che ho scritto una parola per un'altra e non me ne sono accorta, Poi quindi. ecco, posso dire una cosa, però spezzo una lancia, non a mio favore, ma in generale, gli errori capitano, cioè nessuno avrà il curriculum escluso perché c'era un errore, ok, davvero. Allora, se io trovo 15 errori, ma anche 10 errori in un curriculum, dico, capita, però un po' di attenzione. Però se ne trovo uno, se trovo un refuso e mi accorgo che è un refuso, perché magari l'hai proprio modificato perché l'hai personalizzato, cioè... Ma ecco, no, no, io non voglio demonizzare tutto, non dobbiamo essere, non lo possiamo essere perfetti, per cui no, è inutile anche tentare di diventarlo. Io credo che dobbiamo essere molto più comprensivi di chi c'è dall'altra parte e cercare di, insomma, mettersi un po' nelle scarpe degli altri, per chi riceve. Per chi invia, naturalmente, l'invito sarà sempre di curare il più possibile anche la punteggiatura, ad esempio, di cui non abbiamo parlato. Proprio perché è un elemento fondamentale, però ecco, insomma, nessuno è lì con la pistola puntata o ad additare, ah, ma e mi auguro insomma che nessuno lo faccia perché lo troverei una cosa assolutamente di No, no, gusto. poi ogni tanto capita, ma guarda, io dico sempre, un feedback di questo tipo, cioè se fosse aggressivo per un errore di battitura, dice molto di più della persona che l'ha scritto il feedback, che non della Sì. persona che ha fatto l'errore di battitura. Quindi direi che assolutamente no. Beh, ci hai dato, devo dire, un sacco di cose anche proprio concrete che possiamo applicare subito. Quindi secondo me ci hai detto veramente tantissime cose. Se ti viene in mente qualcos'altro, ma altrimenti io direi anche a chi ci ascolta che se ha qualche domanda in più la può scrivere qua poi sotto nei commenti. Io basta che ti taggino oppure ti avverto io molto volentieri. E ovviamente ci sono anche i tuoi riferimenti, quindi possono fare riferimento a te. So che fai i corsi. Non hai scritto un libro, vero tu, su questi argomenti? Non, No, 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 no. no, vorrei tanto, ma non mi sono ancora permessa di espormi così. Niente, allora va No, bene, se non mi. volete posso consigliare molti libri, quello sì, cioè se volete ho una lista di libri che vi posso consigliare sulla scrittura efficace, però scritti, ahimè, da altre persone che hanno iniziato a lavorare su queste tematiche prima di me. Però volentieri, insomma, se posso rispondere alle domande, molto, molto volentieri. Perfetto. Allora, io approfitto per ringraziarti tanto, A grazie di te. tutti questi consigli, grazie a chi ci ha ascoltato e ci sentiamo per le prossime domande. Va bene? Grazie, grazie a tutti. Grazie, Ciao, grazie. ciao, ciao.